Buonasera raga, mi vado a legare i capelli perché ci stiamo preparando per uscire con un tipo. In realtà è la seconda volta che esco con questa persona e fatemi sapere se concordate con me, ma forse il secondo appuntamento mette più ansia del primo. Cioè, non tanto per la persona in sé, ma per il fatto che, cioè, che cosa ci diciamo? Sto mettendo solo un po' di correttore perché secondo me la semplicità vince. Ogni volta che sono uscita con un ragazzo dal mio primo appuntamento che è stato in seconda media, che mi ha anche traumatizzato, ciao Cesare, ogni volta che sono uscita con un ragazzo mi sono fatta tipo una lista sulle note di argomenti salvaculo, argomenti di riserva laddove si dovessero creare momenti di silenzio imbarazzanti, che sia chiaro, cioè a me danno fastidio in qualsiasi contesto, amicizia. Addirittura quasi famiglia. Ovviamente non sono mai stata egoista e queste liste le ho sempre condivise anche con le mie amiche, chiedendo anzi loro anche consigli. Perché più argomenti di emergenza ci sono, meglio è. Una volta ho chiesto a questa mia amica: Fede, per favore, mi dai un consiglio? Questa lista mi sembra troppo povera. E Federica probabilmente aveva un cuore troppo buono per comprenderlo, perché mi ha proposto una domanda di riserva, cioè: cosa pensi dell'amicizia? Cioè, raga, io stesa specifico che ovviamente ad oggi non uso più queste liste, anche perché ho capito che se proprio non mi viene in mente niente da dirti, a me che sono nata logorroica e a te non viene niente da dire a me, possiamo anche dirci ciao ciao, è stato un piacere e ognuno a casina sua, no? Appena cambiato i nostri perché mi sono arrivati quelli nuovi e guardate quanto brillano. Io ringrazio me stessa per essermi fatta il doppio nostri perché ne sono innamorata. Questo è l'outfit. Ma che mi vuoi dire? Vabbè, scherzo, scherzo. Mi avete chiesto in mille dove ho preso questo top negli scorsi video. È di mia mamma di quando era giovane e immagino solo quanto fosse fica lei mora con questo top. Però io intanto gliel'ho rubato perché, cioè, è pazzesco. Borsettina Prada perché non saprei quale altra mettere. E sotto, dato che ormai ho sconfitto la mia paura dei piedi, cioè dei miei per ora, di esporre i miei, ok? Sotto ciabattine perché le Dr. Martens, cioè qua non c'entrano niente. Non so se l'avete capito, ma in realtà ovviamente questa è una scusa per sfoggiare questo outfit e questo top di cui sono follemente innamorata. E un bacino, io vado. Che ride, sinceramente.